Roberto, ciao. Ciao Andrea. Alfa Romeo ha la targa Florio qui di casa. Tu ci sai dire che cosa rappresenta per Alfa Romeo la partecipazione alla corsa? Beh, la targa Florio, la corsa, è proprio la madre di tutte le corse e competizioni. Un legame, quello con Alfa Romeo, davvero inscindibile, perché dal 1923 Alfa Romeo comincia a gareggiare e a vincere. Ti emoziona sempre il calore degli appassionati che trovi qui in Sicilia? Sì, è un calore, quello dei siciliani e della passione che hanno per la loro terra e per la corsa della targa Florio, che è un po' il simbolo del motorismo sportivo e della competizione pura. Dalla 750 competizione che pilotasti l'anno scorso alla Giulietta SZ di quest'anno, raccontaci qualcosa, Roberto, di questa preziosissima Alfa Romeo. La Giulietta SZ è una vettura meravigliosa, perché porta all'apoteosi il connubio tra un telaio da corsa, la motorizzazione più adatta a tutte le elaborazioni che all'epoca erano consentite, e una carrozzeria davvero speciale, un'opera di Ercole Spada nell'atelier di Zagato. Una vettura meravigliosa che esiste in realtà in due forme molto ben distinte, la coda tonda e la coda tronca. In questo caso, con la coda tronca, è una versione ottimizzata, più aerodinamica, proprio per l'effetto allungato del posteriore.